Non bastava l'intervista dell'arbitro oscurato dalle telecamere delle Iene in anonimato più totale per poter parlare della situazione degli arbitri. Ecco, non bastava quello per frantumare ancora quel poco di credibilità che ha il calcio italiano. Ecco, si ci è messo anche Iva Zanzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha analizzato la situazione e ha lanciato due o tre bombe molto interessanti su quella che è la situazione attuale del calcio italiano. Scopriamo tutto il dettaglio, cerchiamo di analizzare tutto qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo, e qui sarete costantemente aggiornati in maniera totalmente gratuita, di tutte le notizie che hanno a che fare col mondo del calcio, sia per quanto riguarda l'extracampo, sia per quanto riguarda le analisi post partita di tutte le gare Serie A, Serie B, Champions, e anche per quanto riguarda il calcio mercato. E quindi iscrivetevi, è gratuito, e lasciate like ai contenuti. Andiamo alla notizia, perché abbiamo visto il servizio delle Iene, diciamo, stato molto fantasioso nel raccontare certe vicende, ma stromettere delle vicende abbastanza importanti, ossia magari molto spesso abbiamo visto dei casi continui dell'Inter, quelli nulla, però ci si è fermati sul frame del passaggio di tacco di Vlahovic su Rabiot, roba da fantascienza. Ma io leggerei per un attimo quelle che sono le dichiarazioni di Ivan Zanzaroni, che ha rilasciato un'intervista molto particolare. Ha detto: io credo che ci sia molta confusione. La confusione nasce dal fatto che il mondo arbitrale è un mondo di concorrenze interne, di carriere, di gerarchie naturali. Poi gli arbitri sono particolarmente permalosi ed è difficile dialogare con loro. Rocchi ha aggredito per difendersi e per difendere anche degli errori del suo team. Non vorrei più sentir dire: ma anche il calciatore sbaglia il rigore. Un arbitro può danneggiare una partita. Il calciatore che sbaglia il rigore danneggia se stesso e la sua squadra. Una delle mie battaglie è una tutela maggiore nei confronti degli allenatori. Gli allenatori sono quelli che perdono il posto, quindi direi una maggiore tolleranza, e capisco anche dove vogliono arrivare se vogliamo arrivare a Mourinho. Nessuna preoccupazione, l'hanno fatto fuori, quindi non c'è problema. Si sono tolti un peso. La grande novità, secondo me, è il fatto che quest'anno è proprio il VAR che sbaglia più dell'arbitro in campo. Quindi la vera novità, quella che lascia sconsolati, è che il supporto tecnologico viene utilizzato male. Cioè, finché l'uomo sbaglia, ok, ma se sbaglia quello che sta davanti al VAR, sinceramente siamo veramente al paradosso. Queste di Zanzaroni sono parole pesantissime. Al di là, poi ci arriviamo al fatto che sbaglia il VAR, quindi chi sta davanti uno schermo. Ma quello che dice di Mourinho è di una gravità immensa. Ed è un punto di vista molto interessante. Cioè, noi tendiamo sempre ad avere questa sorta di giudizio negli arbitri, ma che poi non vengono mai puniti veramente, anzi vengono tutelati. Mentre gli allenatori siamo sempre lì a dire out, quello in, quello out, ma non ci rendiamo conto che loro molto spesso sono quelli che pagano più di tutti, perché pagano per un errore di un attaccante, per un errore di un difensore, per un autogol, per una scelta sbagliata del suo leader, ma anche molto spesso possono sbagliare anche per un errore arbitrale, cosa che invece gli arbitri non fanno. Ecco, le parole di Zanzaroni da questo punto di vista su Mourinho fanno davvero specie. Perché Mourinho è stato esonerato, guarda caso, pochi giorni dopo le parole di Rocchi, che ha attaccato il modo di fare molti giocatori, facendo chiaramente riferimento alla Roma e agli uomini di Mourinho, che molto spesso sono stati veramente molto, chiamiamolo, avere un atteggiamento quasi aggressivo nei confronti degli arbitri. Guarda caso, Rocchi esce fuori dicendo: non accettiamo più certi atteggiamenti, boom, due settimane, e Mourinho viene esonerato. E paga? Sicuramente una gestione sbagliata, perché lui ha sbagliato in tante circostanze, però in quel caso lui è a casa mentre tutti gli arbitri sono ancora là, nonostante tutto. Ma lasciando stare Mourinho per un attimo, quello che dice poi alla fine Zanzaroni è corretto, perché dice: finché sbaglia l'arbitro in campo può anche sbagliare, avere una svista, ma il VAR non può sbagliare. Cioè, quando a sbagliare è uno che sta davanti allo schermo e tutta Italia si rende conto che quello è, ad esempio, fallo, e quello che sta dietro il VAR non se ne accorge, o comunque sbaglia, lì c'è un problema. E qui siamo al paradosso. Cioè, è vero, ha ragione Zanzaroni nel dire che il paradosso è che in questo momento il VAR sbaglia più dell'arbitro, sbaglia molto più dell'arbitro, e questo è un aspetto fondamentale.
Io personalmente ritengo che questo atteggiamento che si ha ultimamente va cambiato. Nel senso che ritengo che ultimamente ci sia una tendenza a giustificare sempre questo mondo arbitrale dicendo ma ci attaccano. Ad esempio, ricorderete quando si è parlato della vicenda Inter-Verona, Bastoni Duda. Beh, quando poi gli arbitri escono fuori dicendo però il rigore alla fine lo abbiamo sbagliato noi, e lì ha ragione Zazzaroni quando dice il rigore sbagliato danneggia chi sbaglia il rigore. Nel caso, facciamo l'esempio Inter-Verona, all'ultimo c'è il rigore dato all'Inter, al Verona, pardon, e Henry si prende la responsabilità di tirarlo, Henry tira e va fuori, quindi errore. L'arbitro dice non l'abbiamo sbagliato noi, ma giustamente Zazzaroni dice una cosa intelligentissima: Henry sbaglia per se e danneggia se stesso e la sua squadra. È un errore personale che va a finire nella collettività del suo team, della sua squadra. Mentre un arbitro danneggia una partita intera. E non soltanto una partita intera, ma può danneggiare un campionato. Perché quando tu fai un errore del genere, facciamo un esempio, Inter-Verona. Quell'errore lì, con quel gol in quel momento, a fine gara, quando di fatto sembrava tutto finito, quel gol valido o non valido cambia la stagione, può cambiarti la stagione, perché sono due punti in meno per l'Inter. Chi ci dice che a fine anno l'Inter non vada sopra la Juventus di un punto? E chi ci dice che quell'errore non possa essere significativo? Quello è un errore che condiziona un campionato e tutto un intero sistema calcio. Non è l'errore di Henry che sbaglia il rigore per la sua squadra, che è diverso. Per cui io questa volta mi trovo perfettamente d'accordo con Ivan Zazzaroni, totalmente d'accordo su quello che è il suo pensiero, su quello che è il suo modo anche di vedere attualmente il sistema calcio. Bisognerebbe rivedere tante cose, bisognerebbe rivedere le regole del VAR, cioè quando può e quando non può intervenire, perché il VAR è uno strumento molto utile, ma va usato bene. Perché se poi anche dietro al VAR, ossia uno strumento tecnologico, subentrano situazioni come quelle raccontate alle Iene con favori, non favori, arbitri che devono salire, arbitri che devono scendere, arbitri che vengono puniti, arbitri che non vengono puniti, io francamente, a parte che metterei tutti gli audio ascoltabili nell'immediato, fin da subito, non dopo una settimana. Soprattutto vorrei molta più chiarezza. Ci si sta provando forse con Open VAR di DAZN, ma io francamente lo vorrei vedere nell'immediato, non dopo una settimana, dopo che ce ne siamo quasi dimenticati di quelle vicende. Per cui mi piacerebbe vederlo nell'immediato, mi piacerebbe vedere grossi cambiamenti. Vedremo se ci saranno. Mi piacerebbe anche aprire sulla vicenda un bel dibattito qui sotto nei commenti.